Eccoci. Con questo video voglio mostrare dei risultati di un piccolo esperimento che ho voluto condurre per verificare la rumorosità di un pick-up single coil e di come questa è, diciamo, influenzata dal magnete posto dietro i poli e dai poli stessi. Quindi effettueremo prima una verifica del rumore con il magnete, senza magnete successivamente. E infine proveremo anche un single coil a cui ho rimosso sia il magnete sia i poli. Però prima di incominciare mostriamo anche quella che è la rumorosità di un humbucker tradizionale, un humbucker economico preso da una Stratocaster Bullet. Per verificare questi rumori vedremo qui sullo schermo dei cursori che ci mostreranno l'intensità del rumore. E il segnale dal magnete va in questo multi-effetto digitale che può simulare diversi tipi di amplificatori, un jazz clean che ha un basso guadagno e quindi i rumori non vengono molto amplificati, e poi proveremo un Marshall Drive dove i rumori saranno molto amplificati e quindi visibili sullo schermo. E quindi c'è un'interfaccia Tascam che porta il segnale audio dentro al computer, così che possiamo verificarlo. Eccoci qua. Qui abbiamo già collegato tutto. Ho silenziato il TV per non impazzire col rumore. Comunque adesso l'amplificatore selezionato è un Jazz Clean, è abbastanza silenzioso. Sentiamo il rumore del pick-up. Come possiamo vedere è silenzioso, portiamo a zero. Ma se andiamo ad esasperare il guadagno dell'amplificatore, passiamo ad un Marshall Drive, ecco qua, vediamo come diventa ben più evidente il rumore captato da un humbucker che di per sé è un pick-up silenzioso. Però snatura quello che è la caratteristica del single coil perché affianca due single coil e cambia, diciamo, il comportamento, la risposta rispetto al suono. Questo esperimento mi servirà perché successivamente voglio provare ad utilizzare un magnete di tipo dummy, però collegato tramite elettronica attiva a un single coil vero, in modo da cercare di avere il suono originale del single coil, ma senza abbattendo, diciamo, in gran parte il rumore di fondo. Anche se, come vediamo, anche con un humbucker che è un magnete silenzioso, il rumore di fondo c'è. Allora, adesso cambiamo, vediamo che con l'humbucker abbiamo un livello quasi qui sullo zero con il Marshall Drive. Andiamo a togliere il volume al canale, dopodiché scollego il magnete e colleghiamo il nostro single coil con magnete dietro. Eccoci qua, collegato. Diamo volume al canale. Vediamo come il cursore è già molto oltre lo zero, è molto più rumoroso. Ma guardiamo live cosa succede, anzi proviamo ad abbassare un po' il cursore in modo da portare sullo zero questo valore qui. Portiamolo, ecco, più o meno adesso qui vediamo che si mantiene sullo zero. Adesso vado a togliere. Tolgo anche il rumore perché dà solo fastidio. Togliamo il magnete dal pick-up e vediamo che il comportamento è rimasto invariato. Solo che senza magnete il pick-up non andrà a captare il suono della corda, capterà solamente il rumore di fondo. Almeno così dovrebbe. Poi faremo un'ultima verifica. Anzi, possiamo farla subito. Vediamo come. Rimettiamo un Jazz Clean come amplificatore, quindi non troppo rumoroso.
diamo fuoco alle polveri, vediamo come il magnete single coil col magnete dietro sente il suono delle corde. Se adesso andiamo a togliere il magnete, praticamente quello che si sente è solo il suono provenire dalle corde, non arriva dagli schermi dallo schermo del TV. Eccoci qua. Quindi adesso facciamo l'ultimo esperimento. Andiamo a prendere il nostro magnete a cui ho rimosso anche i poli. Solo che essendo diverso dal precedente, volevo farvi vedere effettivamente quello che succede. Anche qua cosa faccio? Vi faccio vedere rapidamente al volo il rumore di fondo del suo gemello ancora con i poli. Quindi riamplifichi, gli diamo volume al sen. Eccoci qua. Andiamo a mettere l'amplificatore, quello rumoroso, il Marshall Drive. Vediamo che questo magnete è più spompato rispetto al precedente. Se volessi portare a zero il rumore qua di fondo, devo aumentare un po' il cursore. Ecco, qui siamo adesso sullo zero. E adesso cosa facciamo? Andiamo a sostituire questo con i poli con questo senza poli. Eccoci qua. Pronti. Collegato. Vediamo che in questo caso il rumore è sceso. Quindi, togliendo anche i poli, diminuisce il rumore captato. Togliendo invece il magnete ma lasciando i poli, il rumore resta invariato. Quindi in un eventuale dummy da inserire nella chitarra per ascoltare il rumore, dovremo sì togliere il magnete in modo da non captare il suono della corde, ma dovremo lasciare i poli. Facciamo un ultimo esperimento, rimettiamo il Jazz Clean, amplifichiamo e mostriamo come il pickup senza poli e senza magnete qualcosa capta, ma probabilmente è rimasto un residuo di magnetizzazione sulle spire, o forse no. Sì. Si sente più che altro il rumore delle corde, dell'acustica delle corde. Chiaramente, se andiamo a rimettere un pickup single coil con tanto di magnete, le cose cambiano notevolmente. Eccoci qua. E questo era quello che volevo mostrare. Quindi il rumore di un humbucker, il rumore di un single coil, il rumore del single coil senza magnete e il rumore del single coil senza magnete e senza poli. Ci vediamo per la seconda parte dell'esperimento. Grazie.